per me è stata un'esperienza che non voglio che... Io non ci sono più andato in quel paese e non ci andrò mai più. Il documento che state per vedere appartiene alla schiera delle testimonianze straordinarie. Si tratta di un'intervista ad un uomo, un partigiano, sopravvissuto ad una strage. Il suo nome è Colombo Cappelli. La strage in questione è quella di Fragheto del 7 aprile 1944 e rappresenta un caso particolare fra le numerose stragi nazifasciste. Infatti quel giorno accaddero cose strane, anche per il macabro scenario di una strage. Una casa del piccolo paese dove si erano rifugiate 30 persone venne risparmiata dai mitra, dalle bombe e dal fuoco appiccato dagli assassini a tutte le altre case. Si può spiegare questo forse col fatto che il testimone che sentì parlare italiano riconobbe, non visto, tre repubblichini. C'era qualche spia o collaborazionista o persona da proteggere fra quei 30? O c'era qualcuno in particolare da colpire fra i massacrati? In Vicolo Cima ho conosciuto la povera Marietta, che andava a scuola nella Maestra Pia insieme con la mia sorella. Poi siamo partiti di lì con Giorgio Cordonè e in montagna siamo stati a Rivolpaio. Noi arrivavamo, io lo stesso giorno. Arrivavamo a mezzogiorno a Rivolpaio. È arrivata giù la brigata Garibaldi che veniva dalle parti. Ci ha disarmati e ci ha portati via con loro. Sono rimasto con loro. C'è stato chi non è andato e chi è andato. E siamo andati fino alle balze. Alle balze avevamo il comando nelle poste delle balze. Nel 1944 è successo che i tedeschi venivano dalla Toscana, e allora noi siamo partiti di lì e siamo andati verso, per uscire, non so dove dovevamo andare, dove si andava. Siamo andati fino a Calanco, lì abbiamo trovato, siamo rimasti circondati dai tedeschi. Io nella ritirata, perché noi si sparava e si scappava, certo. Facevamo guerriglia, non è guerra, era guerriglia. E in quel mentre siamo scappati tutti, perché siamo rimasti circondati, siamo scappati e nel scappare via un mio compagno che era vicino è rimasto ferito, noi sono rimasto ferito. E allora andavamo giù senza guardare dove si passava. E io sono entrato dentro un calanco di spini lì e sono rimasto lì, sono svenuto dentro non so come si può chiamare, un cespuglio, non mi ricordo, giù con un buco, c'era come un buco. Io con le mie gambe mi sono incamminato verso sto paese che era Fragheto, io non sapevo che era Fragheto. E vicino alla chiesa ho incontrato la povera Marietta Gabrielli. Mi ha visto, mi ha detto: Colombo, ma cosa fai? Sono i partigiani. Ci sono i tedeschi qui intorno.
e mi ha chiamato in casa. Sono andato in casa, poi a un certo punto mi ha detto: stai a sentire, è meglio che vai sulla soffitta, che non si sa mai. Io sono entrato e sono andato sulla soffitta. E dalla soffitta a un certo punto sentivo sparare. Ho guardato dal lumicino, dal lucernario per tetto, e ho visto che i tedeschi che venivano avanti. A mezzogiorno la Marietta mi è venuta su a portare da mangiare, e gli ho detto: guarda, vieni su anche te, non si sa mai. Poi ti ha detto: no, voi che facciano le donne? Alle donne non gli fanno niente. Allora io sono rimasto lì e verso le 4 così ho sentito degli spari in casa. Io dico: gli hanno ucciso tutti. Poi hanno dato fuoco alla casa. E sentivo sul tetto dei crepitii, come avevano buttato delle bombe a mano sopra. Io sono sceso giù dalla soffitta, sono andato in camera. Nella camera era tutta piena di fumo. Fortuna mia è stata che c'era la finestra con un vetro rotto. Il fumo passava di lì. Io sono andato dietro al fumo. Come sono arrivato al fumo, sulla finestra mi sono buttato giù. Un'altezza di, non so, di 4 metri. E la mia fortuna ancora è stata quella di cadere, in mezzo c'era una di quelle trecce che vanno a portare a prendere il fieno. Sono caduto in mezzo a questi due corni, che se cado dentro ancora mi infilo come uno spiedo. Sono caduto in mezzo. Di lì c'era un orto, sono entrato nell'orto e mi sono infilato sotto con l'acqua, con il terreno che era in discesa. Sono riuscito a scavarmi una buca e nello stesso tempo c'era una coda, un catasto di legna, di fascine. Ho potuto vedere anche i tedeschi quando arrivavano e quando sono partiti di lì sotto. Poi ho sentito a un certo punto, verso le 4:30, 5 così, si faceva l'imbrunire, perché mi ricordo che sono venuti sopra di me e ho sentito parlare in italiano scetto, non napoletano, e erano tre, sì, erano vestiti con una, adesso vagamente, un giacone lungo fino qui, stretto con una cinta, e avevano il fucile in mano, e poi a un certo punto uno ha detto: ma non vedi che è scappato di lì, ci sono i corni. La fortuna ancora che ho avuto io, avevo visto le tracce di quello che aveva mangiato l'orto, che a sua volta è dovuto scappare via anche lui. È scappato, che dopo sarà stato preso, non lo so. E la mia fortuna è stata quella. Io da sotto lì ho sentito tutto questo sempio che hanno fatto. Hanno fatto la strada, sono arrivati dentro verso le 4:30 e ho sentito spari da tutte le parti, spari. Poi quando è stata verso le 6 così, sono usciti ancora dal corno dopo aver fatto la strage. Sono usciti e mi sono passati sulla stradina proprio di fronte
di fronte dove ero c'ero io sotto e li ho potuti vedere che scappavano, come andavano via, bombardavano, tiravano un colpo di mortaio nel paese. Poi si è fatta notte, verso le 8 così, io ricordo che c'era la luna, sono uscito e ho aperto una porta, una prima porta che ho aperto dall'orto, c'era un'altra casa sotto dove mi ero buttato io, e lì ho visto un uomo disteso per terra. Non ho avuto più coraggio di andare dentro, di andare più in là. Sono scappato, sono venuto su verso la stradina che va su verso il cimitero lì, sono andato dentro anche lì e ho visto che c'erano dei morti anche lì. E allora sono scappato, mi sono nascosto sotto la neve. Era il 7 di aprile del 44, c'erano dei cosi così, delle siepi così grosse, con la neve sopra. Io mi sono steso lì e mi sono addormentato. Quando è stato verso, sentivo il gallo cantare, dove? Sono stato tutta la notte lì. In mezzo al paese, intorno c'era come una montagnola, dove c'è una stradina che gli girava intorno, e di lì tutte queste bestie, con bestiame, girava, ma era stato anche il bestiame, pugnalato anche il bestiame, che faceva sangue. Tutta la strada, ho visto, i bambini con le pavonette, no. C'era per la strada c'era la famiglia sterminata. E io ho potuto vedere, poi sono scappato, sono andato giù, verso Rio Olpaio. A Rio Olpaio è venuta la mia povera sorella e mi ha portato chiave.